voi siete gli studenti, io non l'ho fatta all'università perché ma avrei voluto tanto farla, però poi in realtà sono salito sul treno del lavoro perché mi è arrivata l'occasione quando avevo 18 anni di dedicare l'intera mia giornata, che poi era il mio sogno, ad una grande passione, quindi mi ero appena iscritto all'università, ma non ho fatto neanche un esame, quindi l'ho mollata perché poi mi è partito questo treno e naturalmente ci sono salito. Però credo che gli studenti siano... Insomma, voi siete la nuova generazione, ragazzi, e siete una nuova generazione in un mondo che ha una possibilità di sviluppo, una possibilità di cambiamento, alcune zone critiche da risolvere, che non può che rendere la vostra partecipazione al mondo entusiasmante, perché se io mi fermo a pensare quante sono le cose che possono essere fatte negli specifici ambiti che voi studiate, no? Quanto intervento c'è da fare, quanti cambiamenti, quante possibilità, questa cosa mi riempie di ottimismo, devo dire, di ottimismo. E l'ottimismo ha sempre una... si basa sempre su delle ragioni molto forti. La ragione più forte è che i cambiamenti in atto sono pazzeschi, no? Le possibilità che oggi offrono le scienze, tutte le scienze che voi studiate, sono veramente enormi. Per cui vi invidio in qualche modo, ma sono anche pronto ad ascoltarvi, vi invidio e vi voglio bene, davvero. E spero di portare in giro quest'estate una cosa che accenda anche un po' l'entusiasmo di un paese bloccato, di un paese che fa fatica ad immaginarsi migliore di quello che è, no? Che fa fatica ad investire sulle proprie risorse più giovani, no? E quindi spero davvero che il nostro sia un piccolo contributo significativo alle motivazioni che ci spingono ad innamorarci di nuovo dei nostri luoghi, perché poi è la chiave fondamentale per lo sviluppo, no? Innamorarsi della propria città, dei propri posti, delle proprie possibilità di futuro nel luogo dove decidiamo di vivere, che non è semplicemente una città, può essere anche molto più, in senso molto più lato, il nostro pianeta e il nostro tempo. Quindi vi ringrazio e do la parola subito al professor Andrea Borghini, che è professore di filosofia e teoria dei linguaggi dell'Università Statale di Milano. Il titolo della sua relazione è Il rumore di Sabbia. Grazie, buongiorno a tutti, grazie anche a quelli che hanno organizzato, insomma, reso possibile questo evento. Io appunto mi chiamo Andrea Borghini, insegno